Sekhmet, ti supplico, aiutami a salvare Heliopolis. Sei in Ethermat, vero? Colei che chiamano Tifet. Ho un messaggio per te. Viene da Heliopolis. Conosci un uomo di nome Jehuti, il dottore capo? Ex dottore capo di Heliopolis. È mio padre adottivo. Dammelo subito. Il dottore capo Jehuti chiede notizie di sua figlia maggiore Tifet, sotto la protezione di Sekhmet. E dice: sono diventato vecchio e debole. I germi Ukedu hanno invaso il mio ventre. Vieni a Heliopolis immediatamente. Che tu sia ogni giorno sotto la protezione di Ra. Sono felice se le cose vanno bene per te. Lo conosco bene. Deve stare molto male per mandare un messaggio così. È meglio che parta subito. Quando visito un malato, consulto sempre il libro dei rimedi, che si apre direttamente alla pagina che tratta i sintomi che il malato accusa. La cura è sempre annotata. Il mio nome è Nefermat, ma mi chiamano Tifet. Non ho conosciuto i miei genitori. Jehuti, un anziano medico di Heliopolis, mi ha allevato. Ha coltivato la mia inclinazione a curarmi degli altri e mi ha incoraggiato ad entrare nel tempio di Sekhmet nella città di Bubastis. I dottori di questo tempio sono fra i migliori del regno. Il viaggio per Heliopolis è lungo e sono preoccupata per Jehuti. Spero solo di arrivare in tempo. Benvenuta a Heliopolis, Tifet. Hai lasciato la città tanto tempo fa, ma la tua casa è sempre al suo posto. Segui la strada del porto e volta a destra. La riconoscerai senza problemi. Tu sei Idi, il nostro vicino. E quasi non ti riconoscevo. È naturale. Sono cambiato. Anche la città è cambiata. Tieni, prendilo. L'ha disegnato un artista di passaggio. Potrebbe esserti utile.
Geuti, sono così felice di vederti. Figlia mia carissima, non credo ai miei occhi, sei venuta da me. Ignorare la chiamata di un padre adottivo non è certo cosa che faccia onore a un figlio. Il tuo messaggio mi ha turbato. Che cosa ti affligge? Sono malato e non c'è cura per questa malattia. Volevo solo vederti un'ultima volta, perché morirò presto. Stai pensando di morire? E il dolore di quelli che ti amano? Hai pensato anche a quello? Hai di meglio da fare, altro che morire. Mi permetti di visitarti? Sono un dottore anch'io, lo sai, e non conosco la malattia che mi ha colpito. Pensi di essere una diagnosta migliore di me? Migliore? Certo no. Ma ho imparato cose diverse dalle tue. A Bubastis si imparano cose nuove. Lasciati visitare. Avanti, figlia mia. Fai come vuoi. Se pensi di essere un medico migliore di me. Non sono un medico migliore. Ma ti amo. Voglio capire cosa c'è che non va. Così hai la febbre e un dolore al ventre. Ma non trovo un rimedio. Ciò che non sai è che ho anche delle visioni indipendenti dalla febbre. Non conosco nessuna malattia che presenti questi tre sintomi. I dottori sanno solo che non si può curare una malattia sconosciuta. Ascoltami bene. Vado al tempio a frugare negli archivi. La tua malattia è sconosciuta ora, ma questo non significa che non sia mai stata conosciuta. Sono sicura di trovare un papiro che ne parla nella biblioteca del tempio. Non si dimentica mai niente. Per questo scriviamo sempre. Sì, ma si può dimenticare cosa abbiamo scritto. Vado a fare la mia ricerca. Sei testarda. Sei sempre stata così. Vado al tempio a cercare negli archivi. Sono sicura di trovare un papiro che parli della tua malattia. E starai meglio. Troverai i papiri medici nelle nicchie alla tua sinistra quando entri nella biblioteca. Li troverai, se questo è il desiderio di Sakhmet. Ehi là, bella giovane. Sai dove posso trovare l'addetto ai magazzini? Sono appena arrivata da Bubastis. Devi chiedere a qualcun altro. Non conosco quasi più nessuno a Heliopolis. Oh beh, non importa. Grazie, ci vediamo. Non puoi entrare qui. La situazione è un po' tesa al momento, è stato rubato del grano. L'ingresso a questa parte del tempio è riservato ai sacerdoti. Sto cercando la biblioteca del tempio. La strada è questa, ma non puoi entrare. Il grande veggente, responsabile del tempio, ha dato ordine che entrino solo i sacerdoti. Sono una sacerdotessa di Sakhmet. Ho diritto di entrare. Una sacerdotessa di Sakhmet, eh? Provalo e potrai entrare. Abbina gli dèi ai loro simboli, così saprò se dici la verità. Thank you.
Molto bene, hai detto la verità. Solo una sacerdotessa può conoscere così bene i nostri dei. In nome di Merire, il grande veggente a capo del Tempio di Ra, puoi entrare nella biblioteca della Casa della Vita. Devo fare ricerche nella biblioteca. Il grande veggente mi ha detto: il tuo incarico è di non far entrare nessuno nella biblioteca senza registrarne il nome. Il grande veggente vuole sapere chi accede alla conoscenza contenuta all'interno del tempio. Assolvi nobilmente il tuo incarico. Scrivi pure il mio nome. Sono Nefermat, chiamata Tifet. Ma non ho niente con cui scrivere. Cosa? Sei uno scriba che non scrive. È stato quel Menna. Ha preso i miei strumenti. Non è colpa mia. Senti, non importa. Devo proprio andare nella biblioteca. Se non puoi farmi entrare senza scrivere il mio nome, andrò a cercarti il necessario per farlo. Troverai Menna nel cortile della scuola per gli scribi. È la porta alla tua sinistra. Digli che ti mando io. Mi chiamo Iru. Cerco il necessario che permetta a Iru, lo scriba, di scrivere. Suppongo ti abbia detto che ho preso io i suoi strumenti. In effetti li ha lasciati nella stanza sul retro. Vai pure a prenderli. Ora no. Ecco la tua penna. Posso entrare ora? Solo che non ho neanche l'inchiostro. Come faccio a scrivere senza inchiostro? Vallo a cercare tu. Non posso lasciare il mio posto. Per i morsi di serpenti Sakefs o Madis, bere un miscuglio di aglio, piselli, mucillagine fermentata, poi rigurgitare. Non mi sorprende. Per far ricrescere i capelli ai calvi. Fare un unguento con grasso di leone, di ippopotamo, di coccodrillo, di serpente e di orice. Applicare sul cuoio capelluto del calvo.
Questa è buona. Io sono l'abominio scaturito da Jeb, Meskenet, comparso a Heliopolis. Uomini, dei, spiriti, defunti, state lontano da me. Io sono l'abominio. Conoscevo questa formula di protezione. Sakhmet è apparsa davanti a me. Ho visto famiglie in lutto e orfani morire di fame. I germi Ukedu si insinueranno nel ventre della gente. Quelli che mangiano non avranno altro aiuto che la morte. È il castigo per la pigrizia degli uomini. La città scomparirà. Colui che legge queste parole saprà cosa deve essere fatto e salverà il gregge di Ra grazie alla tavoletta allegata a questo papiro. Colui che si sveglia dopo un sogno conosce la strada. Questo è stato scoperto e scritto dall'abile mano dello scriba Isisnofret. Ecco la tavoletta. Devo mostrarla a Geuti. La profezia del papiro è allarmante. Puoi aiutarmi? Cosa c'è? Sono malata. E anche Ramuse, mio marito. È laggiù, ma non vuole che nessuno gli si avvicini. È vero, sembri ammalata. Lascia che ti visiti. Hai mal di pancia, mal di testa e anche la febbre. Sto dimenticando qualcosa? Sì. Io sogno, anche quando non dormo. Anche Ramuse. Vediamo cose orribili. È cominciato da poco. Subito dopo che il tempio ha pagato il salario a mio marito. Com'è stato pagato tuo marito? Col grano, naturalmente. Come tutti. Grano. Il grano del tempio. Senti, conosco un altro che ha gli stessi tuoi sintomi e sto cercando di individuare l'origine della malattia. Prometto che ti terrò informata. E tu, ragazzino, ti fa male qualcosa? Non sono piccolo e mi chiamo Ipuki. Mi fanno male gli occhi. Sì, non è troppo grave. Ti darò un unguento. Mettilo sugli occhi stasera e pensa intensamente a Sakhmet. Domani i tuoi occhi staranno meglio. Guarda questo strano papiro. C'è anche una tavoletta. Sembra una profezia. Parla di una malattia simile alla tua. Questa profezia è un ammonimento, Geuti. Le profezie devono essere prese sul serio. Tanto più che ne ho incontrati altri che sembrano affetti dalla stessa malattia. Credo che venga dal grano. Sì, anch'io ho mangiato il grano del tempio. Ma questo significa che il grano del tempio di Ra è avvelenato? Dobbiamo avvertire subito il grande veggente. Me ne occupo io. Heliopolis è in pericolo. Dammi la tavoletta e il papiro. Li esaminerò mentre vai ad avvertire il grande veggente.